Ciao a tutti, oggi studiamo il brano In the Mood di Glenn Miller nell'arrangiamento fatto dal professor Pastori per strumenti didattici, quindi chitarra, tastiere e flauto. Il brano è un brano molto bello del 1939 ed è tipico del genere swing. Iniziamo ad analizzare il brano. Possiamo notare in partitura la dicitura swing, indica la modalità di esecuzione del ritmo di questo brano. Osservando le prime due battute possiamo notare che sono formate tutte da note da un ottavo, quindi apparentemente dovrebbero essere suonate mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, un, do. Ma poiché in partitura è indicata l'esecuzione swing, dovrò eseguire queste note con il ritmo swing e quindi mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Per aiutarci nell'esecuzione, in partitura sono segnati degli accenti all'inizio di ogni quartina, cioè all'inizio di ogni gruppo di quattro note. La prima nota di ogni quartina dovrà essere accentata, quindi suonata con un pochino più di enfasi, un pochino più forte. Dal punto di vista dell'analisi formale, questo brano è un brano bipartito, formato dalla prima parte, che chiameremo parte A, che è caratterizzata dalla ripetizione di queste note arpeggiate sull'accordo di Do, sull'accordo di Fa e sull'accordo di Sol. Infatti nelle prime due battute troviamo un arpeggio formato con le note dell'accordo di Do, cioè Do, Mi, Sol, esposte però in un ordine differente che si chiama rivolto, ossia Mi, Sol, Do. Poi abbiamo nella battuta numero 7 l'accordo di Fa con le note Fa, La, Do e infine nella battuta numero 11 l'accordo di Sol con le note Sol, Si, Re. La parte A termina con due battute in cui viene ribattuta la nota Do alto. Nella parte B, che vediamo riquadrata in viola, la parte melodica cambia, ma possiamo notare un'idea musicale formata dalle prime due battute della parte B, idea musicale che si ripete per ben tre volte. La parte B termina nella battuta 21 con un ribattuto sulla nota di Re e una piccola scaletta discendente che arriva al Sol. Notiamo come sia la parte A che la parte B siano ritornellate. Analizziamo infine l'ultima parte dello spartito, ossia la coda, le ultime battute, che riprendono le battute finali della parte A. L'esecuzione di questo brano rispetterà la struttura ABA ed in particolare dovrò suonare la parte A due volte, la parte B due volte, poi tornare alla parte A che eseguirò questa volta solo una volta perché poi dovrò eseguire la coda.